Buongiorno, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Andiamo a fare colazione. Comunque la nostra stanza è la numero 10. 10, yes. Oggi è il nostro anniversario, amore. E domani Selena fa 11 mesi. Auguri, amore Auguri. mio. Al mare. Amore. Abbiamo fatto il regalo. Sì, esatto. Sì. No. Siamo tornati qua in stanza un attimino e ci siamo lavati i denti. Io e Teo, Selena ha preso la vitamina D e si è lavata le mani perché aveva fatto tutto un pastrocchio con le briciole delle brioche. Comunque l'abbiamo sistemata, l'abbiamo pulito. Abbiamo fatto già, abbiamo preparato il borsone con qualche pannolino, fazzoletti, un giochino, così perché adesso usciamo. Che cosa? Che chiavi della macchina? No. Non sono fatto pirla. Oggi il programma c'era di andare in piscina, solo che mi sa che il tempo non è che lo permetta più di tanto e in più Matteo è proprio fremita per andare al mare, vuole fare una passeggiata a lungomare, ha ragione, 100%. Quindi adesso stiamo andando a fare la passeggiata, poi andremo a pranzo e se il tempo lo permette in piscina ci possiamo andare pure pomeriggio qualche oretta. Quindi accontentiamo questo Matteuccio, questo lavoratore. Attenta io. Selena, ma dove siamo? Momenti di... Cos'è? Non è l'acqua del bagnetto questo, è sempre l'acqua. La sabbia! Non è la prima volta per la Sele, però adesso è più cosciente. Adesso abbiamo deciso di lasciare la spiaggia, fare una bella passeggiata a lungomare. Qua c'è un centro stupendo e basta. Comunque sono tornata in hotel a prendere gli occhiali che li avevo dimenticati. Caldissimo, cioè non so quanti gradi ci sono, ma al sole si suda, si muore di caldo. Qua al centro. Allora, il caffè non l'ho ripreso, ma sta bestia di bombolone dovevo. Riprendimi che me lo magno. Goloso, vai. Com'è? Buono. Tornati in hotel. Allora, siamo in fase preparazione pappa. Fornelletto, pastina, c'è tutto. Non vi ho ripreso nulla, ma siamo passati anche al Conad. Abbiamo preso le verdure viste. Miste. E sta già bollendo l'acqua, perfetto. Quindi adesso ci buttiamo le stelline. Sì, va bene. Allora, la sfortuna ha voluto che siamo arrivati in piscina.
E oltretutto abbiamo detto, no, perché dall'hotel era 1 chilometro, abbiamo detto non stiamo a prendere la macchina per fare 1 chilometro, e quindi abbiamo detto andiamo a piedi, quindi abbiamo fatto tutta la strada a piedi, siamo arrivati ed era chiusa. Cioè in realtà c'era il titolare dentro, però ho detto che dato che le giornate qua sono state un po' brutte, la piscina sarebbe stata chiusa. Però da internet era aperto, cioè non è che siamo andati così proprio alla cieca. C'era scritto che era aperto e quindi abbiamo detto andiamo, non siamo state a chiamare. E allora nulla, siamo tornati indietro, ci siamo fermati a mangiare perché sono le 2 passate. Che ore sono? Le 2:15. E siamo a Riccio di Mare, dove fanno una piadina artigianale. Ma c'è Matteo. Ciao a tutti. Con la sua birretta. Abbiamo fatto sport qua. Sì, camminare. Abbiamo fatto una bella camminata. Tutta Misano abbiamo girato alla fine, sì, oggi. Sì, tra stamattina e adesso sì. Comunque noi non demordiamo perché finita la piadina andiamo in piscina, andiamo in un'altra. Ne cerchiamo una e dov'è? Non ci interessa, noi ci andiamo. Adesso prendiamo la macchina ma andiamo in piscina. E avevo detto, no, facciamogli la papa così poi dopo se la vuole mangiare la mangia, se no ce la portiamo. Se l'è divorata tutta. Cioè da quando vi ho fatto vedere che stava bevendo il biberon, a quando è che si è bevuta quasi tutto, a quando ha mangiato, cosa è passato, un'ora? Sì, un'oretta. Cioè, una fame, e adesso sta russando. Noi pensiamo che sia al mare, che ha aperto così tanto l'appetito. Adesso ha aperto l'appetito anche a noi e non vedo l'ora di mangiare anche io. Buon appetito! Vai! Nelle migliori cartolerie, clicca per scoprire qual è quella più vicina. Cos'è che hai imparato oggi, Sele? Batti 5, dai! Sele? Batti 5! Batti 5! Batti 5! Batti 5! Brava! Dai ancora, vai, batti 5! Brava! Allora, sono le 8:15. Parlo a bassa voce perché c'è Sera che sta dormendo. Allora, la clip dove facevo così sul tormento a Selena, eravamo a Riccione e eravamo andati in piscina, però era chiusa, anche in realtà era aperta, però era chiusa al pubblico, cioè stavano facendo una gara. E allora non siamo potuti andare neanche lì. Allora siamo tornati qua in stanza. Teo è collassato. Selena è collassata. E io mi sono messa a editarvi i video sul letto. Quindi comunque ci siamo riposati. Volevo iniziare a sistemarli un po' perché dovevo andare a cena. Abbiamo prenotato al Gambero Rosso, se non sbaglio si chiama così. Entro le 8:30 dobbiamo essere lì. Quindi mancano 15 minuti alle 8. Mi devo muovere. Ora cosa devo fare? Mi devo piastrare, solo che per qualche strano motivo qua in mano non ci sono prese, quindi sono di là, per là non si vedrà niente perché è buio, quindi non me ne prendo, ci vediamo dopo. Pulcina. Sele. Tantissimi! Si parte! Allora, vi confesso che l'ha presa male, però adesso si è calmata. Ha bevuto il suo lattuccio e si esce. Era tutto buonissimo, strabuono. Allora, mi sono dimenticata di chiudervi il video, noi siamo già arrivati a casa, nel video di domani in realtà saremo ancora al mare e niente, vi dovevo chiudere il video, appunto non l'ho fatto, quindi lo faccio adesso. Vi lascio un bacio, spero tanto che questo video vi sia piaciuto, che sia stato di compagnia, secondo me è venuto molto molto carino e basta, vi invito assolutamente a guardare il video di domani.
è il video praticamente dove rientriamo a casa e alla fine succederà una cosa molto forte. Ovviamente non l'ho ripresa perché anche se l'avessi ripresa non l'avrei messo, è stato traumatizzante e basta, domani comunque capirete tutto, vi invito a vederlo fino alla fine. Niente, vi lascio un bacio ancora e ci vediamo nel video di domani.